Buongiorno amici e amiche, buon giovedì 8 ottobre 2020. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 11, versetti 5-13. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede, riceve, e chi cerca, trova, e a chi bussa, sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Avendo letto ieri la preghiera che Gesù ci insegna per poterci rivolgere nel modo più opportuno al Padre, oggi il Signore ci dice che una volta che impareremo a rivolgerci a Dio, quello che gli chiederemo avrà più senso. Imparare a chiedere non significa solo avere le parole giuste, ma saper fare le richieste giuste. Non ha senso dire a Dio di toglierci da una prova, ha più senso chiedere di svelarci presto l'insegnamento che vuol darci con quella prova. Gesù non ha chiesto a Dio di non salire sulla croce, ma che si compisse la sua volontà. Non ha chiesto poi di scendere dalla croce, ma di perdonare i suoi boia perché non hanno ancora compreso il dono di amore che stanno ricevendo. Ecco cosa chiedere al Signore: di aprirci occhi e mente affinché possiamo riconoscere ogni giorno il suo dono di amore per noi, per quanto i suoi modi possano essere a noi incomprensibili e non condivisibili. Allora impareremo a donare e donarci non solo coi modi, ma anche col cuore. Buona giornata a tutti.